ormai 10 minuti. Erano ormai 10 minuti e c'era solo un silenzio in quella stanza. Era una stanza buia, c'era solo la luce di una candela. Ma il silenzio era così assoluto che si sentiva quasi solo la fiamma di questa candela che pian piano si accendeva. Davanti al tavolo c'era Bartolomeo seduto, dall'altra parte Emilia con la testa bassa. Bartolomeo la fissava. Erano ormai 10 minuti e era calato di silenzio. A un certo punto Bartolomeo capisce che è il momento di interrompere quel silenzio e glielo dice: lo sai Emilia che è l'unica possibilità. Lei con le lacrime agli occhi dice: lo so. In quei 10 minuti hanno rivisto tutto il loro tempo passato insieme. Venivano tutti e due da Verdello, che è un paese della Bergamasca. Lavoravano tutti e due per il Marchese Stanga. E lì, sai come succede, no? Si guardano, per una volta, due si sorridono. Lui è l'uomo di fiducia del Marchese, lei fa le pulizie. Ma insomma si innamorano. Si innamorano e decidono di sposarsi. Il 13 di gennaio del 1842. Emilia e Bartolomeo hanno un figlio Costanzo che sarà decisivo in questa storia, una seconda figlia che si chiama Beatrice. E poi il 14 aprile del 1853 nasce Francesco, da tutti chiamato Cecchino. Il giorno dopo lo battezzano in Sant'Ambrogio a Milano. Il problema qual è? Che anche in quel silenzio di quella stanza si sente da lontano le urla, le grida delle repressioni degli austriaci contro la città di Milano. Il generale Radetzky, per conto degli austriaci, è lì e tutti quelli che cercano di ribellarsi li fanno fuori. Una violenza maledetta. Comunque, questi sono i fatti certi. C'è solo una possibilità. Un bambino così piccolo non può crescere a Milano. Si ricordano che aveva una zia a Verdello. Allora va là con Giovanna, che per 3 anni vive lì. E Francesco cresce con la zia sui campi, una vita molto semplice. E lui rimane particolarmente colpito anche dalle liturgie della Chiesa. Francesco è un bambino curioso, sempre con gli occhi aperti. Ed è come se pian piano nel suo cuore si fissassero domande rispetto a quello che continua a vedere. Torna poi, non a Milano, a Vesana Milano, sta un po' più tempo. Poi si sposta ancora a Cremona. A Cremona farà tipo l'elementare e la comunione. Allora dovete sapere, Francesco è un bambino splendido, simpatico, obbediente, non si arrabbia mai, un po' come voi, no? Però c'è un unico punto, una cosa un po', se vogliamo dire, un po' strana, che lui ogni tanto non lo trovano in giro. E allora dicono sempre: ma sarà stare zitto da qualche parte. In realtà c'è una differenza tra stare zitto e fare silenzio. C'è una grande differenza. Lo vedevano da lontano e lui spesso era lì con gli occhi chiusi. Per gli occhi era come se si muovessero anche la bocca, era come se dentro di lui ci fosse una lotta, come se stesse cercando qualcosa nel suo silenzio. Interessante questo, una lotta, no? Quella che hanno tutti quando percepiscono che c'è qualcosa di bello e vogliono capire, vogliono arrivarci. Lui era come se cercasse la porta del cielo. Ce la riprendiamo, la porta del cielo. Insomma, iniziano all'elementare e a un certo punto Cecchino deve studiare. La famiglia è povera. Lo mandano a Bergamo, dove c'è lo zio, che è un prete.
Quindi lui non starà nel collegio ordinario, vivrà lì con lo zio prete, in modo che i genitori possano permettere. Il tempo che lui passa fuori, in più, siccome deve andare a scuola avanti e indietro, ci mette tanto tempo con le stampelle e anche il tempo dello studio si riduce e i voti cominciano a peggiorare. Insomma, non è un buon punto per un gesto che continua, però l'unica cosa a cui loro rinuncia è quel tempo del silenzio. Spesso andavo in chiesa a cercare quel silenzio, a cercare quella porta di cielo. Oh, chiaro che la domenica lui ci andava sempre, perché la domenica sempre lì, terza panca, fisso, terza panca, fermo, lì, davanti a tutto. Gli piaceva tra l'altro ascoltare la messa con gli occhi chiusi, perché gliel'aveva detto un monaco, perché se gli occhi chiusi le parole le senti più. E poi li apriva all'improvviso perché era troppo affascinato dai movimenti del prete. Fin da piccolo era affascinato da questi gesti ampi. Insomma, quel giorno accade che lui riapre gli occhi e vede tutto sfocato. Allora incomincia a guardare bene e non riesce a vedere a mettere un po'. Cioè, vede il prete che alza l'ostia. L'unica cosa che vede bene è quest'ostia. Quest'ostia, l'ostia, che è come se pulsasse. E rimane incantato a vedere tutto sfatto, ma quello continua a passare fin quando si spegne anche quello. Ed è come se illuminasse la statua della Madonna. Allora è immediato che si gira verso la statua della Madonna, sulla sinistra della chiesa che aveva pregato tante volte. E come trascinato dalla Madonna, con le stampelle si avvicina sotto la statua della Madonna. È lì tremante, dovete immaginarvelo. Tutto è sfocato tranne la Madonna. Fin quando sente Francesco. Lui chiude gli occhi forte e così. Francesco. Si fa forza e lascia le stampelle. Ed è lì che trema. E sente ancora. E lui fa il primo passo, tenendo sempre gli occhi chiusi perché non ce la fa ad aprirli, quasi ha paura di credere. Al secondo passo, li apre, il terzo, e poi come se non volesse fermare, prende in velocità e va fino all'uscita della chiesa. E gli viene da ridere e gli viene da piangere insieme e cammina di nuovo, fin quando fuori dalla chiesa la gente che ormai è uscita, la messa è finita, lo vedono. Cecchino, cammina, cammina! E lui continua e va davanti la statua della Madonna. E prima, che si era quasi vergognato di non essersi inginocchiato, si inginocchia e scoppia a piangere. Le persone rientrano tutte, commosse dal grido di Cecchino cammina, miracolo, miracolo. Sarebbero state lì altre due, a pregare la cantina. Era lungo il miracolo. Cecchino, che non avrebbe mai potuto camminare, era tornato a camminare. Arriva il tempo delle scelte. Il papà voleva che lui facesse il medico. Cecchino, no, ha deciso. Lui sarebbe entrato in seminario. Voleva fare il prete. E così accade. Nel 1871 entra in seminario sempre a Verdun. Diventerà prete 4 anni dopo, il 7 ottobre 1875. E in quegli anni lui cosa fa? Passa il tempo sempre, lo dà sempre, con gli emarginati e in particolare con i bambini. Perché dovete sapere che in quegli anni, solo nel 1862, 249 bambini vengono lasciati a Bergamo, così. La città è piena di bambini che non hanno istruzione, non hanno da mangiare. Lui si occupa di loro spesso. Va in giro spesso con dei burattini per cercare di attirare l'attenzione loro. Il 7 ottobre 1875 diventa prete. Il vescovo Speranza lo fa prete. C'è un piccolo fatto però. Il vescovo, girando le pagine della cerimonia, ne prende due insieme.
E il vescovo si dimentica di porre le maniche, insomma, tecnicamente. Allora Francesco, tutto bene, va. Rientra in sacrestia, il vescovo a tutto posto, ci sarebbe quella cosettina, il vescovo, anche lui rimane sorpreso, chiamano il Vaticano, c'è una lettera, 10 giorni dopo, dai, rifamo, si sa mai, la rifanno, però il vescovo gli dice, oh, adesso sei costretto a essere 2 volte più buono, e lui sorridendo, per molto. È il 1875, arriva Natale e Francesco vuole passare qualche giorno un po' per festeggiare, anche diventato prete, a Roma. Doveva essere l'anno santo, ma c'è un problema. Nel 1870, 5 anni prima, i piemontesi erano arrivati a Roma. E cosa avevano fatto? Il Papa, Pio IX, l'avevano messo in una prigione dorata. Facevano finta, certo, il Papa, in realtà era come in prigione. E il clima che si respira a Roma è un clima contro la Chiesa. Allora lui arriva a Santa Maria Maggiore. A Santa Maria Maggiore c'è un pezzo di... si narra, cioè la tradizione dice che c'è un pezzo della culla di Gesù. Allora voi dovete immaginare questo prete che quasi si nasconde, perché quando va in giro la gente offende i preti. Okay? Lui arriva in chiesa e immediatamente riaccade di nuovo, il cuore incomincia a battere forte e incomincia a sfocarsi tutto tranne l'ostia, e continua, e all'improvviso pulsa anche la culla. Lui si avvicina piano piano, allora dentro sente tutto il male del mondo, perché lo sente il male che gli uomini hanno contro la Chiesa, contro i preti, contro il Papa, e scoppia in un pianto clamoroso, esagerato quasi, ma un pianto che non è disperato, perché a un certo punto, intorno alla culla, vede una serie di donne, è come un sogno, una serie di donne quasi a riparare, a difendere quel povero bambino indifeso davanti al mondo. Davanti l'odio mortale c'è un amore infinito. E lui capisce. Bisognava riparare al male che il mondo stava facendo. E gli viene in mente questa cosa. Non era un'opera missionaria, non era un'opera di assistenza che bisognava fare. Bisognava fare un'opera contemplativa. Bisognava amare Gesù nell'Eucaristia. La cosa più normale del mondo, amare teneramente Gesù. E finalmente aveva trovato la porta del cielo. Guardate che oggi ce l'hanno spiegata benissimo, perché quando oggi la suora ha detto guardate in alto e la cupola c'era il cielo e sotto c'era l'Eucaristia, quella era la porta del cielo. Insomma è così, perché lo sappiamo, noi non possediamo la verità. La verità la incontriamo e ci spinge a muoverci. Noi ci muoviamo perché il Signore ci spinge. Però questa è l'idea che gli è venuta in testa. Bisogna essere prudenti. Lui la tiene lì, prega notte su notte per capire cosa voleva dire questo sogno. Va a predicare a 40 ore di adorazione intorno a Bergamo e incontra Caterina Commensoli, che è una ragazza che rimane affascinata da come predicava San Francesco, al punto che alla fine va a dirlo e parlando gli dice qual è il suo sogno, e il suo sogno era adorare Gesù e aiutare gli altri. Lui rimane colpito perché in fondo è quello che lui aveva visto, ma al momento preferisce essere ancora prudente, passerà ancora un po' di tempo. Fin quando è chiaro che bisogna partire. Ne parlano col vescovo Guindani. Il vescovo Guindani ha sostituito il vescovo Speranza, che è quello che non ha portato le mani. Grave errore, sostituzione. No, scherzo. C'è un po' una differenza però tra i due vescovi. Il vescovo Speranza diceva no accordi con lo Stato.
Il vescovo Guindani dice c'è spazio. Col vescovo Guindani lavora anche il fratello di Francesco, Costanzo, che vi ho detto all'inizio. Insomma, si parte. Il vescovo, una cosa così, non l'aveva mai vista. E allora si parte ed è immediato, però iniziano a crescere, perché cominciano ad arrivare centinaia di ragazze colpite da questa possibilità, adorare Gesù e aiutare gli altri. Iniziano a prendere una casa in affitto, poi il terreno intorno alla casa. Dovrebbero costruire la casa per le suore e la chiesa. L'anno dopo iniziano a costruire la chiesa, una casa, e i soldi sono il doppio del preventivo. Poi c'è, come già abbiamo visto l'anno scorso, Don Arcangelo, è un periodo in cui le donne lavorano come operaie, no? E anche lui si occupa di queste ragazze, le ragazze pericolanti, e quindi crea una casa dove possono stare a vivere mentre lavorano in affitto. Tra l'altro si occupa anche esattamente della parte produttiva, perché una vedova vuole lasciare tutto, ricompra tutto. Ha un po' di pensieri rispetto a queste spese, però il vescovo continua a pagare i debiti. E vanno avanti così per 4-5 anni. È un'opera impressionante, impressionante. Ma non so se voi sapete che sono due aspetti decisivi. La prima, che gli uomini hanno una specie di impotenza davanti al cuore dell'altro, e quindi ogni tanto pensano di non farcela trascinare le persone. Questo perché il nostro cuore si rimpicciolisce. Con un corpo che è poco alimentato, anche il nostro cuore si rimpicciolisce, non si ricorda. È vero che non possiamo niente, ma con Dio possiamo tutto. Questo è l'Eucaristia. E poi c'è un altro aspetto. Se la missione, se lo slancio che abbiamo non viene da un'affezione a Gesù, prima o poi abbiamo una correzione paterna. Dio fa così, comincia a lasciarti solo, le persone non ti seguono più, quello che fai non ti riesce più, insomma le cose non girano più. Io non so se così fu anche per Don Francesco, che comunque era veramente la persona più felice. Ma credo invece che sia stato un test per tutti, per vedere come Francesco reagì a tutto quello che sarebbe accaduto. E accadde tutto velocemente. Un giorno la Perpetua entra in sacristia e mostra a Don Francesco il giornale. Guardi, Don Francesco allora lo legge. Era successo che la curia bergamasca era stata accusata di difendere Rosmini. Rosmini era un prete che il Papa aveva messo un po', diciamo, sotto giudizio, perché c'erano 40 frasi nei suoi libri che erano un po' contro la dottrina della Chiesa, secondo il Papa. Allora il giornale chiede che tutti i preti firmano. Francesco non è che c'ha tempo molto a queste cose, lui vuole bene al vescovo Speranza, obbediente al vescovo Guindani. Sta per firmare, firma. Costanzo, dai, dice il fratello, firma, dai. E fa per uscire quando cala il silenzio. E gli capisce. Si gira verso il fratello, che aveva gli occhi pieni di rabbia, in posizione così sbagliata. Allora Francesco l'abbraccia forte e dice: per la maggior gloria di Dio, tutto quello che da quel momento in poi sarebbe successo era per la maggior gloria di Dio. Succede tutto molto velocemente. I debiti, arrivano i creditori, arrivano i debiti, arrivano accuse di bancarotta. Perché il vescovo Guindani non aveva accettato che il fratello di Don Francesco, insomma, non avesse firmato, quindi si crea un po' una situazione. E quello che accadde è che il 28 novembre
che nel 1991 Don Francesco è condannato a 5 milioni di euro. Il buco che c'era era circa 1,5 milioni di euro a tempo di oggi. In quei 3 anni che era durata l'attesa del processo, era rimasto totalmente solo. L'ordine di fatto era stato sciolto. Lui da solo aveva portato il fuoco. Ripeteva sempre che era dolce perdonare e mai una volta nessuno lo vide. 3 mesi dopo, un anno dopo, questa pena viene ridotta a 3 mesi, vanno in Cassazione, gliela rifiutano, rimangono 3 mesi di carcere. Quando accade però che il re si deve sposare e fa la grazia per tantissime persone, tra cui Don Francesco. Il vescovo di Cremona lo chiama qua a Rivolta, dove anche Costanzo era venuto a abitare. Quella mattina stava facendo la valigia, chiude, prendere i suoi cose, che stava lasciando per andare a Rivolta. Allora voi dovete avere, provare a immedesimarvi, perché non, il fatto di non lamentarsi non vuol dire non sentire tutto il male che ha passato questi 3 anni. E poi quella solitudine, non è la solitudine con Gesù, ma la solitudine proprio delle persone. Chiude la porta per l'ultima volta, grande, e lì si prova quello che mai si sarebbe aspettato. 32 ragazzi, 32 suore che l'aspettavano. Noi Don Francesco veniamo ancora una volta ci viene mostrato che quando la Chiesa si divide anche con dolore diventa più grande. Sarebbero nate vicino a Lodi le sacramentine con Caterina Commensoli, che è diventata Suor Gertrude, e le suore adoratrici del Santissimo Sacramento sarebbero ritornate qui la rivolta esatta. È così. Avrebbero aiutato anche qua gli ultimi degli ultimi. Adorando l'Eucaristia, perché nell'Eucaristia si trova con lui che non era stato amato, quindi è facile amare chi non è amato. Basta sentire. Lui di fatto ci dice quello che avrebbe detto Madre Teresa di Calcutta qualche anno dopo a un giovane, Angelo Comasi, che era un prete che adesso è diventato cardinale, quando gli diceva che senza Dio siamo troppo poveri per stare con i poveri. E gli ricordava che anche Gesù rinunciava un po' di carità per pregare. E dunque è lì, nella donazione, al riposo. Furono tempi incredibili, tutto sulla provvidenza. Arrivavano, c'è un episodio dove una suora ricama una bandiera e viene pagata con dei rotoli, con dentro delle monete di rame, gli vengono date, consegnate, quando apre le monete erano d'argento. Allora va a chiedere, cioè, oppure gli avevano messo dentro l'anno. Oppure quella volta che vanno a bussare, gli danno dei soldi senza motivo e se ne vanno. Accade una volta, 2 volte, 3 volte. Vabbè, che Francesco a un certo punto va a vedere chi è. No, mamma, so io chi è. Dice, quello lì è San Matteo. Qui arrivano i santi a portare i soldi. Quando dietro si... No, San Giovanni. Ecco, perché poi c'era la madre superiore a qualche volta. E il rapporto con la madre superiore era interessante. La madre superiora era una donna stupenda, stupenda. Qui a Rivolta c'era un cortile gigante dove più della metà c'era dei fiori bellissimi. Solo che Don Francesco, San Francesco, pensava che quando i ragazzini venivano qua a studiare, a fare religione, era meglio che poi, insomma, stavano qua. Non è che poi andavano via. Allora, un giorno chiama Franco, perché in quel cortile fantastico la metà e più c'erano dei fiori, una bellezza incredibile, perché allora faceva dei fiori, cioè, bellissimi. Allora arriva Franco, che ha tutto fare, ma reverendo, è sicuro? Stavolta, ma è sicuro
Allora con la vanga io vado. Ma tu no, no, no però. Allora vado. E fate uscire e vedo arrivare la madre superiore. Allora sorride, sta per uscire, chiudendo il portone e accelera il passo, perché arriva qui al campanile. E appena sente. No! Don, don! Nessuno sentì mai l'urlo. Metà cortile di fiori era bello che andato, si giocava a pallottino almeno. Ma non finì lì, perché un'altra volta, perché questi bambini erano sempre di più, e allora vabbè, allora appunto, un altro pezzettino con la vanga, il mio pezzettino dentro rinchiato. Però gli gridò quella roba, perché i fiori più belli del cielo sono i bambini. Sono i bambini. Arrivò il 1900. E lui è ancora giovane. Molto giovane. Però una mattina incomincia a sentire un male intensissimo alla gamba. Un bruciore mai sentito che prende anche il cuore. Quasi non riesce a camminare. Riesce a camuffare questo male per quasi un anno. Ma sono dolori fortissimi. È la donna. Una malattia terribile che porta anche febbre alte. Lui per un anno nasconde questa cosa. Poi cercano di curarlo, ma lui non ne vuole sapere, perché le medicine sono soldi e i soldi vanno ai poveri. Arriva poi il 5 febbraio del 1900. Chi gliela data poi ha raccontato che era uno che aspettava un angelo. Saluta tutte le suore, che sono circa 5, una per una. E quando arriva la madre superiore, devo immaginarlo lui sul letto, lei che si inginocchia, e lui gli dice solo: c'è ancora qualche Lei sorride, piangendo, gli bacia le mani. Gli danno il crocifisso. La terza, quarta volta che vediamo i santi morire facendosi dare il abbraccio a forte. E lui ringrazia, ringrazia il Signore perché gli ha dato moneta per andare al paradiso. E dice queste parole: ti sarò più utile in te. Chiudi gli occhi. Il giorno dopo, il 6 febbraio, c'è il funerale. Lui non aveva più niente. Lascia solo qualche libro e un biglietto. Che nessuno parli al mio funerale. Non vuole che nessuno parli al mio funerale. Lui avrebbe voluto morire come Certosini. Aveva scoperto che dal 1084 i Certosini vengono messi nella terra, senza bare, senza niente, in modo che il tempo non li faccia più trovare. Solo Dio credo. Avrebbe voluto sparire così. Ci sarò il 21 giugno del 1947, Agostina, bambina, cade in un paiolo di acqua bollente. Ha delle bruciature. La bambina andava a lavorare e quella notte prega e una corre a portare un'immagine di San Francesco da mettere sulla pancia della bambina. I dottori, coma, si attende solo la morte. Pregano tutta la notte, anche i genitori, benedica quello la morte. In quando si sente? Agostina, riapre gli occhi. I medici dicono questo è una cosa impossibile. La chiesa dice questo. Questo è il miracolo della beatitudine. Anni dopo in fondo, perché le suore sono arrivate in Africa e ogni parte del mondo, un piccolo bambino cade per terra, inizia a sanguinare dalla testa e praticamente devono fare una trasfusione, solo che non riescono a trovare la donna. La suora corre dalle altre suore e dice: pregate, facciamo come facciamo noi, adoriamo, preghiamo, adoriamo, preghiamo, qualcosa succederà. Tornano indietro e il medico, questa vena che prima non vedeva, la vede gigante. Fanno la trasfusione. Questo è il miracolo che ci ha portato qua.
San Francesco viene reso santo 15 giorni fa. E ci ha insegnato, ci insegnerà, fidatevi, ad amare le luci, come abbiamo visto oggi da queste stupende suore che abbiamo incontrato oggi. Calma, la storia finisce qua, ma c'ho una cosa. Perché mi sono accorto che noi non possiamo non raccontare perché siamo arrivati qua. Perché dovete sapere che ogni anno arrivano le proposte, infatti. Ma facciamo questo, facciamo quello, le altre le voglio sapere, voglio sanzare, e ognuno può si offendersi. Però, scusate, noi non potevamo non venire qua, dopo che questo inverno abbiamo lavorato insieme sui sacramenti. Cioè, Don Giussani ci ha ricordato il sacramento, quindi è la continuazione nel tempo, dei gesti di Gesù. E ci ha ricordato anche che, e ce lo ricordiamo oggi, è la preghiera più semplice. Non dobbiamo aggiungere niente, basta solo ricordarsi con le preghiere cosa abbiamo incontrato. Ho letto anche che i padri della Chiesa, Braschi racconta, dicevano che l'Eucarestia gli fa tremare se non ci pensa. Nell'Eucarestia è come se il Signore ci dicesse: vengo di nuovo da terra, scendo di nuovo sulla terra. Poi quest'estate abbiamo fatto un'adorazione, un tipo di silenzio che ha colpito tantissimo, quindi non si poteva lasciare. Poi la mostra di Giobbe, mi è sembrato un altro segno. Adesso ho raccontato in velocità, ma quest'uomo in questi 3 anni veramente ha subito di tutto e in così pochi tempi. E poi un'ultima cosa. La realtà è abitata. Ho chiesto il permesso. L'anno scorso siamo andati da Arcangelo Tadini con questo. Ed è andato là Beh, io mi ricordo quando due nostri amici, poco fino all'ultimo, davanti al canto a pregare, chiedevano che la loro famiglia si allargasse. Il giorno dopo, il tribunale ha chiamato e c'è stata l'ipotesi dell'allargamento della famiglia. Poi, quella volta, immediatamente di no, ma adesso la famiglia si è allargata. Questo per dire che oggi sono qua in 3, non in 2. Cioè, la realtà mi risponde. Dico questo perché io ero un po' dispiaciuto, perché avevo in mente di fare la giornata in un certo modo, poi dispiaciuto, ma infine. Volevo fare una bella giornata, mi sembrava possibile. Lunedì eravamo a messa, mi esce mica, eravamo a messa con il bacchetto lunedì alle 7, mi esce un pretino, mai visto, che non è mai stato lì, è un parroco di quella, non c'è mai lì. Che mi dice, ma guarda, voi, lunedì prossimo, volete venire a fare l'adorazione? No, io sono professionista. Ma che non la facciano fare? Alla fine, 4 serate, lui dice che si può. Adorazione, risponde sempre. Poi oggi, siccome, perdonatemi, quello che dice Madre Teresa, quando il povero Angelo Comastri diceva lui, pregava, faceva messa, faceva il prete, no? E lui diceva sì, poco. L'amore esige il massimo, non esige il minimo, il massimo. Allora oggi io ho fatto anche esperienza di sovrabbondanza, perché siamo andati qua. Noi ci hanno fatto fare una adorazione bellissima, non so se avete visto le due nostre amiche lì. Quindi l'ultima cosa che vorrei dirvi è solamente questa, che stare di fronte alla realtà e non aver paura è possibile solo se tu hai un luogo, una compagnia che ti aiuti a vedere nella realtà chi la abita. Per fare questo non basta le parole religiose, i libretti religiosi, gli amici, le cene, no, serve che recuperiamo tutta quella bellezza della storia millenaria che ci ha preso. Cioè, che ci introduciamo in quei gesti misteriosi che la cosa.
Quindi, bimbi! L'avventura dei cristiani è l'avventura più bella del mondo. Il mondo vi dirà che non è vero, ma noi qui vi diremo che è vero, e se Dio vuole ve lo mostreremo. Comunque, dovete andare a casa oggi, stasera, dei vostri genitori e dire: ma papà, mamma, ma vale la pena essere cristiani? Allora loro... Lui non basterà a dirlo, dovranno farlo vedere. Ora, è stato preparato un video, lo dico subito, io non lo... Quindi tutte le mammette che dopo dicono: ma l'ho messo mio figlio, non ho fatto, non ce l'ho fatto mio figlio, mi ha messo tutta storta. No? Allora scusami, voi due e la Elenona, vedete qua? Dov'è l'Elenona? L'Elenona c'è? Allora, Paola e Alessia, venite qua un attimo. Perché siccome la vita è una, un momento educativo. Paola, lei, mannaggia! Cazzo, è più lenta di tuo marito, che è tutto dire. Allora, ripeto, io non ho visto, quindi non venite a raccontarmi dopo, non è figlio, perché l'Alessia, la Silvia e la Franci sono colpevole, però, siccome le foto, per uscire bene nelle foto, potete mostrarmi un bel sorriso da selfie, voi che siete il professionista, educhiamo ste bestie, prego. Perché avete capito, c'è come un nervo, se sorride, capite? È quello ciò. Rifatelo! Video dentro!